Sindaco Alessandri, Pieve di Teco ha aperto le sue porte a tutta la valle ancora una volta e questo Expo diciamo che esprime un po' il meglio del territorio. Credo che sia anche un piacere aprire questi portici medievali al pubblico. È un grandissimo piacere poter essere in questo momento la sintesi di tutta questa Valle Arroscia, che essendo talmente grande è difficile da poter visitare in un solo giorno. Quindi abbiamo portato tutto a Pieve di Teco cercando di dare la possibilità a chi ci viene a trovare di visitare e di vedere tutte le eccellenze del nostro territorio. Ormai è comprovato che il successo di questa manifestazione, che dura da sette anni e che cresce ogni volta e che cresce anche nella partecipazione di pubblico. Non può essere che una gioia poter dare questo spazio, questa vetrina alle nostre aziende. È insomma un successo consolidato, ma anche perché qui si può trovare lo spunto per trovare e assaggiare sì i prodotti, ma capire anche il territorio, magari tornare in questo territorio, scegliere dei paesi da visitare in seguito. Sì, Expo vuole essere proprio non soltanto, voglio dire, un momento in cui di degustazione. È vero che il territorio in questo momento ha la sua dorsale, diciamo, produttiva nell'agricoltura, quindi nei prodotti agricoli che si trasformano in enogastronomia, ma ci sono tanti altri espositori ed è proprio il momento in cui dopo magari si scoprono i territori sia dell'Alta Valle che della Bassa Valle per poter poi dopo magari tornare e visitarli un po' più accuratamente. Ogni comune, diciamo, ogni territorio, ogni paese ha qualcosa da far vedere, da le pietre di Genova al Museo della Castagna di Montegrosso, alle vigne di Ranzo, eccetera. E quindi ogni è uno spunto per conoscerci meglio o conoscerci se non si era mai stati qui.